Bentornati ad una nuova puntata di Speciale Salute. Oggi parliamo di sole, di raggi ultravioletti e degli eventuali danni che appunto il sole può causare alla nostra pelle, ma anche degli effetti benefici che il sole ha. Ne parleremo con i nostri ospiti che vado a presentare, che sono il dottor Stefano Catrani, direttore dell'unità operativa di dermatologia dell'ospedale Infermi di Rimini. Salve. E il dottor Massimo Polverelli, dirigente medico dell'unità operativa di dermatologia dell'ospedale Bufalini di Cesena. Allora, dottor Catrani, abbiamo detto che il sole sicuramente ha degli effetti benefici, ma partiamo però prima da quelli che sono i danni. Quali sono le conseguenze per la nostra pelle di una non corretta esposizione solare? Quali sono i rischi in cui incorriamo? Il rischio più conosciuto da tutti noi è la scottatura, quindi è il danno acuto dell'esposizione solare. Noi tutti sappiamo che la scottatura deriva da una cattiva gestione del nostro rapporto con il sole. Molti hanno fretta di andare al mare la prima volta e quindi si dimenticano la crema solare. Il danno acuto naturalmente è un danno che dipende dal fototipo della persona e quindi ci sono quelle persone che noi chiamiamo fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3, che sono più predisposti a avere questo tipo di danno. Ma non dimentichiamoci che il sole, l'energia appunto solare si accumula sulla nostra cute e alla lunga può determinare anche dei danni cronici che sono rappresentati principalmente dal fotoinvecchiamento cutaneo e dalla cancerogenesi cutanea. Infine c'è una terza indubbia attività negativa appunto del sole, che è appunto una fotoimmunodepressione. Praticamente il sole determina un'alterazione della normale reazione immunitaria. Tanti di noi si accorgono, per esempio, che l'esposizione solare gli facilita la recidiva di una febbre alle labbra, dell'herpes labiale. Ma questo, ahimè, diventa anche una questione appunto più complessa e favorisce anche l'insorgenza appunto del tumore cutaneo. Questo però è un fenomeno, quello della immunodepressione, che favorisce anche la terapia solare di alcune appunto malattie. Se c'è tempo, certo, dopo parleremo anche di questo. Intanto ci soffermiamo un attimo proprio sui tumori della pelle, sia benigni che maligni, che sono quelli appunto che appunto lei accennava e sono tra i rischi principali di una esposizione solare non corretta. Come vengono diagnosticati i tumori? Innanzitutto facciamo una breve distinzione fra benigni e maligni. Come vengono diagnosticati e come vengono anche trattati? Beh, la diagnosi precoce nel campo della dermatologia oncologica è di primaria importanza. Innanzitutto la pelle si presta benissimo a un'autoispezione e ormai i pazienti sono allenati a osservarsi la propria cute e a notare quelle cose che possono essere punto di sospetto. Molto utile è una regola mnemonica della BCDE dove insegniamo appunto alle persone a valutare i cambiamenti di una macchia appunto cutanea in relazione alla A, alla simmetria, a B, ai bordi irregolari, indentati, al colore che può diventare variegato, alle dimensioni. Noi diciamo di solito alle persone che quando notano una macchia sulla pelle che ha un diametro maggiore o uguale a 6 mm, è una questione appunto di sospetto ed è meglio rivolgersi al dermatologo. Così come è meglio rivolgersi al dermatologo quando c'è la E, cioè l'evoluzione. Normalmente un neo, una macchia scura, diciamo, rimane appunto stazionario. Ci sono tre condizioni fisiologiche che determinano l'incremento, che sono l'accrescimento corporeo, la gravidanza e la esposizione solare. Ho capito. Quando l'accrescimento viene al di fuori di queste tre condizioni è una condizione di sospetto. Ecco, come vengono quindi trattati? Devono essere asportati chirurgicamente nel caso in cui si tratti di tumori maligni, ma anche nel caso di solito la terapia chirurgica è la terapia di elezione, perché è quella che nella maggior parte dei casi permette di risolvere il problema al 100%. Naturalmente la terapia chirurgica si effettua più volte in due step. La prima è la biopsia escissionale, che permette all'anatomopatologo di analizzare il pezzo in toto e quindi di verificare quelli che sono i criteri prognostici, istologici, e successivamente si fa un secondo step appunto chirurgico di diversa entità in rapporto appunto a questo referto istologico.
Bene, dottor Polverelli, allora abbiamo parlato di tumori della pelle, di carcinomi, ma ci sono anche i melanomi. Che differenza c'è fra carcinomi e melanomi e anche come si è fatto in questo caso la diagnosi del melanoma? Sono due tumori, diciamo, sono entrambi tumori maligni. I carcinomi prevalentemente hanno due origini, il basso cellulare e lo spino cellulare. Sono chiamati anche epiteliomi, mentre invece il melanoma è un tumore che genera delle cellule melanocitarie e quella del pigmento. Per essere, diciamo, molto semplicistici, possiamo dire che i due carcinomi hanno un'aggressività relativa, nel senso che sì, sono tumori maligni, ma se ben asportati non danno, diciamo, nessun rischio, se non bassissimo, per le metastasi, che sono la base, come tutti sappiamo, dell'eventuale, diciamo, sì, rischio dell'esito. Mentre invece il melanoma ha una certa aggressività, che però è relativa dal periodo in cui si viene asportato, perché lo spessore, che è una caratteristica istopatologica, come diceva prima il professore Catrani, è importante, per cui la precocità e la prevenzione è assolutamente importante per la prognosi successiva. Ecco, allora, il rischio di melanoma è molto alto anche nella terza età. Abbiamo intervistato quindi il dottor Donato Calista, responsabile dell'ambulatorio del melanoma all'interno dell'ospedale Bufalini di Cesena, che ha condotto proprio una ricerca sulla diagnosi del melanoma nella terza età. Sentiamo cosa ci dice. Quasi l'8% dei casi di melanoma è diagnosticato in età superiore agli 80 anni di età, poco di più di quanto accade nei pazienti di età compresa fra gli 0 e i 30 anni. Negli anziani il melanoma è legato soprattutto a una fotoesposizione cronica alle radiazioni solari. La diagnosi di melanoma nelle persone anziane avviene inoltre in uno stadio più avanzato di quanto accade nelle persone di età più giovane, e questo accade per una serie di fattori. La ridotta attenzione nei confronti delle modifiche del proprio corpo, la riduzione dell'acuità visiva, la riduzione della capacità articolare, quindi la capacità di muoversi, ed inoltre la minore propensione ad esporre la propria pelle, ad esempio andando al mare oppure anche in occasione di una visita medica. Inoltre la presenza di numerose lesioni pigmentate, quali sono le cheratosi seborroiche, le lentiggini senili e le lentiggini solari, confondendosi con altre lesioni pigmentate, possono esse stesse essere causa di ritardo diagnostico. La frequenza del melanoma nella popolazione generale non è talmente elevata da giustificare uno screening di popolazione come avviene per il carcinoma del collo dell'utero, della mammella o del colon. Tuttavia, per chi fosse interessato alla diagnosi precoce delle neoplasie cutanee, la raccomandazione di sorvegliare la propria cute e anche la cute dei propri cari è sempre valida. Gli studi condotti nel nostro centro confermano infatti che, analogamente a quanto accade nelle popolazioni più giovani, anche fra gli ottuagenari la sopravvivenza specifica per melanoma è direttamente proporzionale alla precocità della diagnosi. Quindi un'attenta e amorevole occhiata ai propri cari, ai nostri anziani, può prolungare la vita. La diagnosi precoce quindi è fondamentale anche nella terza età, dice il dottor Callista. Ma nei bambini esiste il melanoma, dottor Polverelli? Il melanoma esiste, ma è una cosa di una rarità e di un'eccezionalità assoluta. Questo va detto e va ripetuto, perché c'è una certa apprensione da parte dei familiari, delle mamme e dei pediatri a far vedere i bambini, a sottoporre a visita questi nevi di questi bambini. Esiste una realtà dove poca, diciamo, il numero sui 100.000 abitanti di questi nevi melanocitici giganti, che sì, hanno dal punto di vista statistico un rischio maggiore. Ma se uno deve fare una frase per cercare di tranquillizzare questa situazione, si può dire che il melanoma in età pediatrica è molto, molto, molto raro. Qual è quindi l'età giusta per fare una visita ai bambini, se non ci sono problemi particolari, ovviamente? I bambini nascono tendenzialmente con pochissimi nevi, però nel periodo dello sviluppo, dello scolare, dell'adolescenza cominciano ad acquisire questi nevi, perché sono prevalentemente nevi acquisiti. Diciamo che una prima visita la fanno i pediatri, poi nell'ambito dello sviluppo scolastico una visita così come primo punto zero e poi nell'adolescenza. Perfetto, allora
Dottor Catrani, lei prima aveva parlato di fotodanneggiamenti. Ci spiega meglio che cosa si intende quando parliamo di fotodanneggiamenti? Ma il fotodanneggiamento è il cosiddetto photoaging, e cioè quell'aggravamento di quello che è il nostro invecchiamento cronologico legato alla nostra età. Ma mentre il nostro invecchiamento cronologico determina delle rughe appunto sottili e un certo grado di lassità cutanea, e se c'è l'aggravante dell'esposizione solare, tutto si complica, in quanto la lassità aumenta, la profondità delle rughe anche, e inoltre compaiono delle alterazioni della pigmentazione, sia in termini di iperpigmentazione, cioè di macchie, sia in termini di ipopigmentazioni, che sono molto caratteristiche, soprattutto a livello degli arti inferiori, sono delle acromie guttate che mettono nei pensieri anche i giovani, perché già si possono notare sui 40 anni e naturalmente hanno delle diverse interpretazioni, e poi quando si arriva all'amara conclusione che è atrofia e quindi è soltanto un invecchiamento della pelle, ci rimangono un po' male, però... Estetici, è un problema estetici. E sono delle macchie bianche? Sono delle macchie bianche, per lo più a confetto, che vengono fuori soprattutto agli arti inferiori, in quanto c'è forse anche un'importanza nel sesso femminile delle manovre depilatorie che possono accelerare questa depigmentazione. Quindi un consiglio per, non dico curarle, ma per renderle meno visibili? Adesso per le depilazioni ci sono laser eccezionali, c'è la luce pulsata, non c'è problema, ma è soprattutto una cattiva esposizione solare che favorisce questa cosa. Certo, allora tra i rischi sempre di una cattiva esposizione solare ci sono anche le dermatiti, le cheratosi attiniche. Ce ne parla il dottor Ascari Raccagni, sentiamo. Il sole può essere la causa, oltre che di cose molto piacevoli per la nostra vita, di aspetti molto piacevoli della nostra vita, può essere anche causa di problemi non indifferenti e tendere ad aumentare il rischio anche per quanto riguarda i tumori cutanei. Un aspetto legato certamente all'esposizione solare, che di solito viene considerato di minore importanza, è quello legato alla esposizione solare e come conseguenza di questa alla cheratosi attinica, quindi il danno solare che si ripercuote sulla pelle in modo non così evidente, non così intenso, ma molto prolungato nel tempo. La cheratosi attinica è quella che viene definita una precancerosi non obbligatoria ed è praticamente un'area di pelle in cui c'è un deposito di materiale corneo con un piccolo arrossamento, generalmente non molto infiltrata, che interessa prevalentemente le aree molto fotoesposte, quindi il viso, il cuoio capelluto senza capelli, i padiglioni auricolari, il dorso delle mani. Le cheratosi attiniche sono la conseguenza praticamente dell'arrivo sulle cellule epiteliali, sulle cellule epidermiche, di raggi ultravioletti di tipo A e di raggi ultravioletti di tipo B, quindi una energia molto intensa luminosa che è in grado di alterare la catena del DNA delle cellule epiteliali e quindi produrre dei danni molto importanti. Continuamente noi abbiamo dei meccanismi enzimatici che sono in grado di riparare questo danno e soltanto in una piccola quantità di casi queste cheratosi attiniche riescono ad andare avanti e a trasformarsi in qualcosa di più grave. E utilizzando appieno i mezzi che noi possiamo avere a disposizione, nelle cheratosi attiniche è possibile ottenere dei risultati anche veramente molto buoni. Dottor Polverelli, allora le cheratosi attiniche non colpiscono soltanto persone di una certa età, ma anche insomma, persone, a che età si comincia? A giovanili, persone che sono molto esposte al sole possono essere anche negli archi della seconda, della terza decade, diciamo. Ecco, come vengono trattate? Qual è la terapia? Le terapie sono varie assortite, diciamo che si dividono prevalentemente in due tipi di terapie, nel senso di due branche, quella fisica e quella chimica. Quella fisica è prevalentemente data dalla crioterapia, cioè dal freddo, dall'azoto, dalla diatermocurazione, cioè dal bisturi elettrico, o dalla laser terapia. Quella chimica adesso sono arrivati sul mercato prodotti molto buoni, particolarmente diciamo con risoluzioni molto buone, che basta poche applicazioni
una volta al giorno per 3 giorni o anche in altri tipi e danno dei buonissimi risultati. Bene, allora, visto che abbiamo parlato di tutti questi rischi e abbiamo parlato che ci vuole una corretta esposizione solare, dottor Catrani, quali sono i consigli che ci può dare, anche magari in base appunto ai fototipi, per una corretta esposizione solare? Ma innanzitutto noi siamo dotati di meccanismi che neutralizzano gli effetti nocivi del sole, solo che questi meccanismi hanno bisogno di un certo periodo di tempo e quindi è molto importante che noi facciamo quello che facevano un po' i nostri genitori, i nostri nonni, e quindi no alle esposizioni acute intermittenti che mandano in tilt i meccanismi di autodifesa, che non riescono a prepararsi e quindi la pelle risulta nuda di fronte al danno del sole. E per danno del sole e per meccanismi di difesa della pelle al danno del sole io intendo soprattutto l'abbronzatura, cioè la produzione appunto di melanina, l'ispessimento che la cute ha per difendersi dalla penetrazione appunto dei raggi. E questi sono i due principali meccanismi. Poi dopo ci sono dei meccanismi anche molto complessi che il nostro corpo mette in atto e che sono meccanismi enzimatici che cercano di combattere quello che è il meccanismo, uno dei meccanismi principali con cui i raggi ultravioletti danneggiano la cute, che è lo stress ossidativo. Cosa dobbiamo Quindi noi dobbiamo andare al mare, purtroppo non come fanno i lavoratori indoor, cioè quelli che lavorano al chiuso tutta la settimana e nel sabato e la domenica si scatenano. Purtroppo quella è l'esposizione terribile, è l'esposizione che favorisce l'insorgenza non soltanto appunto del melanoma, ma anche di tumori cutanei non melanoma come il carcinoma a cellule basali. E quindi bisogna avere questa attenzione. Naturalmente la fotoprotezione, come diceva brillantemente prima il dottor Polverelli, è fondamentale e quindi sapere che la crema solare bisogna spalmarsela 15-20 minuti prima di esporsi al sole, di rinnovarla appunto frequentemente, di non fidarsi troppo delle sigle di resistenza all'acqua, al sudore e via dicendo, e tener conto che tutte queste condizioni, ma soprattutto gli orari di esposizione. Ricordiamoci che la maggior concentrazione di raggi ultravioletti e soprattutto di B avviene tra le 10 e le 2, appunto, le 14. E quindi in queste ore un po' centrali cercare un po' di stare protetti. Tener conto una cosa che la gente non se ne accorge, che se te sei sulla neve, hai un 80% di riflessione dal suolo, se la neve poi è sporca c'hai il 50%, la stessa acqua ti riflette del 25%, quindi anche la quota riflessa è molto importante. Allora, dottor Polverelli, come facciamo a capire se una crema solare è efficace e soprattutto scadono le creme solari, quindi possiamo utilizzare anche creme vecchie oppure no? La scadenza della crema solare è un discorso dal punto di vista della legge che devono per forza obbligare queste scadenze. Sono sostanze chimiche, prevalentemente sono sostanze che possono deteriorarsi, per cui il consiglio è che di usare queste creme nell'ambito del periodo nel quale si viene indicato dalla scadenza. Quello che è importante, come diceva prima il professor Catrani, è ripetere l'applicazione, perché il sudore le diluisce, per cui quando si va al mare, e specialmente per i bambini che stanno seduti, che stanno chinati a fare la buca nell'acqua sul bagnasciuga, la schiena è prevalentemente quella più colpita. E aggiungo che gli ustioni in età pediatriche, e l'unica definizione ormai che viene codificata a livello internazionale, sono un po' l'anticamera dei problemi futuri. Ecco, quindi comunque se si sta attenti a queste regole, se ci si protegge in maniera giusta, possiamo essere sicuri sui rischi che abbiamo detto prima oppure abbiamo una oppure forte no. protezione perché i raggi ultravioletti vengono, e non dico bloccati completamente, perché come si dice sempre negli ambulatori, uno si abbronza anche se mette la scherma 50. 50 diciamo è l'indice internazionale che definisce la scherma ad alta protezione. Il 30 è quello che sempre diciamo c'è il compromesso della persona, speciamo del gente di sesso, dire ma posso prendere il 30, ma da 30 e 50 la differenza di protezione è abbastanza minima, per cui conviene utilizzare il 50 e ripetere questa utilizzazione continuamente.
Allora, noi siamo andati in spiaggia per fare un piccolo sondaggio per vedere se le persone sono consapevoli dei rischi che incorrono quando stanno al sole. Vediamo. Spalmo un po' di crema alla schiena della moglie per tenerla sana e abbronzata tutti gli anni che vengo al mare. Così rimane bella abbronzata per tutto l'anno. Quando viene al mare lei si dà la protezione solare? Non uso creme. Ho una pelle che mi aiuta a stare al sole senza bisogno di protezione. Magari sbaglio, però è così. Io per il viso uso sempre la totale, poi come vedete quasi sempre il cappellino prima di fare attività fisica, e invece per il corpo una protezione un po' più bassa, 20, la 30 diciamo. Conosce i rischi di un'esposizione non corretta al sole? Li conosco, però in qualche modo mi dà talmente beneficio stare al mare, stare libera, tranquilla, che quando sono abbastanza abbronzata evito di darmi creme protettive, anche se so che sarebbe meglio utilizzarle almeno basse, insomma, sì. Sai che dopo che hai fatto il bagno te la devi ridare? Sì, se no mi ustiono. Sì, me la do quasi sempre, se no divento rossa come un peperone. Questo è il lavoro che io devo fare tutti gli anni che vengo al mare. Dopo poi sono libero tutto il giorno, non ho più impegni. Allora, dottor Polverelli, abbiamo parlato di tutti i rischi, di tutti quelli che sono i danni che provoca il sole, ma il sole ha anche dei benefici. Quali sono gli effetti positivi che ha sulla nostra pelle e anche sulla nostra mente? Sulla nostra mente, sul nostro stato d'animo, è un vezzo avere l'abbronzatura e poterla presentare durante l'estate, però sicuramente ha degli effetti positivi, perché alcune patologie ne risentono positivamente, la dermatite seborroica che d'estate non c'è, la psoriasi che è una patologia molto importante. E diciamo che presa con il sole, con le dovute cautele, senza abbronzarsi, dà un senso di piacere psicologico, per cui diciamo che il sole fa anche bene, ecco, dà uno stato d'animo positivo e si relaziona meglio con gli altri. Ecco, parliamo velocemente di quelle che sono le malattie di cui lei ha parlato, che fanno, per cui il sole fa bene: psoriasi, vitiligine, di che tipo di malattie si tratta, brevemente? Allora, la psoriasi è una patologia, diciamo, che non abbiamo conoscenze sulla causa, però è una patologia che presenta una veloce riproduzione delle cellule con queste squame che sono argentee, ed è una patologia praticamente condizionante, per cui il sole può dare veramente un sollievo, oltre a ridurre queste chiasse. La vitiligine è un'arma a doppio taglio, perché viene stimolata dal sole, e nel senso che si può stimolare, non la vitiligine, la terapia, ma ha l'effetto contrario, che si manifesta ancora di più, perché si iperpigmenta. Sono zone cutanee dove la melanina, le cellule melanocitarie, si addormentano e non producono più l'abbronzatura, diciamo che è tipo di albinismo momentaneo. La dermatite seborroica invece è una patologia da stress, diciamo che d'estate, e invece così si perde sotto il sole e porta, diciamo, un sollievo dalla persona che durante l'inverno ha queste squamettine che sono al cuoio capelluto, al viso, nelle pieghe nasogeniene. Bene, allora, queste malattie vengono curate anche con delle lampade che si trovano proprio all'interno degli ospedali, quindi sono lampade curative. Siamo andati all'ospedale di Faenza, vediamo come funzionano. Nel nostro servizio ospedaliero di Ravenna e di Faenza abbiamo lampade UVB a banda stretta e UVA, che vengono utilizzate, l'UVA, per fare la PUVA-terapia, l'associazione di un farmaco fotosensibilizzante con radiazioni UVA. Le lampade UVB sono semplici da utilizzare e hanno un potente effetto antinfiammatorio locale.
Il paziente si reca in ospedale 3 volte alla settimana per un massimo di 30 sedute nell'arco dell'anno, entra dentro la cabina con genitali coperti e occhiali di protezione, non deve effettuare esami ematici particolari. La pubaterapia invece è utilizzata per casi più ostinati, casi più complessi e di maggiore gravità. Il paziente deve effettuare una visita oculistica prima di iniziare la pubaterapia perché aumenta il rischio di cataratta. Bisogna effettuare un monitoraggio degli esami ematici, l'emocromo e le transaminasi e deve assumere il farmaco fotosensibilizzante almeno 2 ore prima di entrare in cabina. Deve proteggere i genitali e deve utilizzare occhiali di protezione anche durante l'arco della giornata che ha effettuato questa terapia. È importante valutare la potenza erogata per evitare ustioni e per raggiungere il miglior effetto terapeutico, e la potenza deve essere aumentata gradualmente. L'UVB a banda stretta utilizza una lunghezza d'onda ben delimitata, 311 nanometri. Sono infatti delle lampade che non troviamo nei normali solarium, ma solamente nei presidi ospedalieri, e hanno un effetto principalmente terapeutico. Il sole della montagna, dottor Polverelli, è più pericoloso rispetto a quello che si prende al mare? Il sole della montagna è, diciamo, è sempre la stessa energia, solo che si prende a 2000 metri più vicini alla sorgente, a 2-3 mila metri. Per cui l'effetto è maggiore, perché l'energia che viene propagata sulla pelle è maggiore, tanto che l'abbronzatura in periodi come fine inverno, primi primavera del montagna, da delle abbronzature particolarmente, diciamo, color cioccolato, al mare questa cosa non avviene. È una verifica oggettiva del potere del sole che, avvicinandosi verso la sorgente, anche se è minima, ha un maggiore effetto dal punto di vista della pigmentazione. Certo, allora chiudiamo con un'ultima domanda al dottor Catrani. Diamo quindi brevemente, velocemente, gli ultimi consigli che abbiamo già ripetuto durante tutta la trasmissione, però li ripetiamo, per una corretta esposizione solare, anche perché molte persone non sono consapevoli forse dei rischi che incorrono se non si proteggono adeguatamente. Allora, il consiglio che do io finale è quello della prevenzione, e quindi ben vengano delle giornate così come quella di oggi, perché abbiamo visto tutti che la gente ha la percezione del rischio, ma non percepisce poi bene quanto il pericolo gli sia appunto vicino. E quindi bisogna informare la gente, formarla, cambiare il suo modo di fare. Una ricerca dell'Eurisco che ha sondato gli ultimi 10 anni si è visto che 2 italiani su 3 dicono che è un piacere andare al mare. 1 su 3 non applica la crema protettiva. Assolutamente nessuno, pochissimi, fanno protezione durante il quotidiano. Uno pensa che andare in bicicletta 4 ore non ci sia nessun rischio. Quindi io dico, ribadisco quello che ho detto prima, usare la crema solare, stare attenti alle ore punto centrali, fare delle esposizioni ripetute ma di breve durata, abituare appunto la pelle appunto a difendersi. Ricordatevi che è molto importante, gli occhiali sono importanti, molto importante il cappello, la falda, la larghezza della falda del cappello è fondamentale. Ci sono dei tessuti che sono, per le persone più sensibili, adatti a proteggerli appunto dal sole, e soprattutto ricordatevi di proteggervi anche durante la giornata. Bene, su queste parole, su questi consigli del dottor Catrani siamo in chiusura, quindi io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e ringrazio i telespettatori. Arrivederci alla prossima puntata.